L'entrata in guerra scombinò tutti i programmi e spazzò via tutte le piccole preoccupazioni come la mia. I liceali all'ultimo anno furono promossi o bocciati in base al voto dello scrutinio. Io avevo la media del 7 e la sfangai. Sono Margherita Hack, sono astrofisica, cioè un fisico che studia la fisica dei corpi celesti. E ora sono in pensione da 13 anni, però ho 90 anni e ho lavorato 50 anni esatti. Con voi oggi vorrei parlare di, tenetevi forte, di libertà. Questa è la libertà per Margherita Hack. E così sono diventata antifascista. La dittatura alla fine si era mostrata per quella che era, e anche una ragazzina come me poteva accorgersene. Ricordo che nel maggio del 40, durante un intervallo, ebbi una discussione in classe con delle compagne fasciste sul perché l'Italia non fosse ancora entrata in guerra. Era maggio del 40, era alla vigilia della maturità e anche alla vigilia della guerra. E mi ricordo che un giorno in classe, durante l'intervallo, venne una discussione, io e dei compagni fascisti, in cui dichiaravo che era una guerra ingiusta e non aveva senso, e fui portata in presidenza con l'accusa di sobillare contro il fascismo. La Germania aveva invaso l'Olanda e il Belgio. E in nome di questa forzata amicizia, anche noi avremmo dovuto seguire i tedeschi nella loro folle impresa suicida. Davanti a tanta cecità mi scaldai. Dissi alle mie compagne che l'invasione di nazioni così piccole e le leggi razziali altro non erano che una manifestazione della vigliaccheria della Germania. La classica mossa del potente che si sfoga sugli indifesi. Il professore di matematica Mancinelli sentì i nostri discorsi e ci mandò tutti in presidenza. Il preside riunì il consiglio dei professori, perché allora su queste cose non c'era da scherzare. Avrei dovuto essere segnalata come antifascista e pertanto sarei stata espulsa da tutte le scuole del regno. Per fortuna, a differenza di Mancinelli, molti dei professori erano antifascisti e quindi si limitarono a sospendermi per 30 giorni. La scampai bella, ma in ogni caso lo scenario non era dei migliori. In pratica mi ritrovavo alla fine dell'ultimo anno di liceo con un mese di sospensione e un 7 in condotta. Con queste credenziali avrei dovuto presentarmi a ottobre all'esame di maturità, una prova che allora faceva tremare le vene ai polsi. Si portavano tutte le materie del triennio e la promozione non era mica garantita. In poche parole, me la vedevo brutta. A volte però capitano dei paradossali colpi di fortuna. Delle particolari coincidenze di fattori che finiscono per salvare miracolosamente una sola persona mentre condannano alla peggiore delle sorti milioni di altre. Il mio fu proprio uno di questi casi. Tornai a scuola alla vigilia della guerra. L'Italia entrò in guerra il 10 giugno del 40 e furono abolite gli esami di maturità. E questa fu una fortuna per me, perché io avevo avuto sì la sospensione e 7 in condotta, con cui sarei dovuto andare a ottobre in tutte le materie, e quindi l'esame di maturità, che era già un esame tremendo, sarebbe diventato ancora più tremendo. Mentre io già avvertivo il terrore per l'esame che avrei dovuto sostenere, il 10 giugno il Duce si affacciava al balcone di Palazzo Venezia per un annuncio che avrebbe fatto tremare il paese. Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. L'entrata in guerra scombinò tutti i programmi e spazzò via tutte le piccole preoccupazioni come la mia. Preoccupazioni ben più grandi avrebbero rovinato la vita di tanti ragazzi. I liceali all'ultimo anno furono promossi o bocciati in base ai loro voti dello scrutinio. Io avevo la media del 7. E la sfangai. E fu così che, grazie alla Seconda Guerra Mondiale, scampai gli esami di maturità. Che cos'è la libertà? Questa è una domanda, è forse la domanda delle domande, nel senso che il termine libertà viene utilizzato a volte in maniera appropriata, a volte probabilmente meno,
da un sacco di persone tutti i giorni e viene sottoposto ogni giorno alla nostra attenzione. La libertà, che cos'è la libertà? La storia di Margherita Hack, tutta la storia di Margherita Hack, è in particolar modo questo piccolo episodio legato alla sua gioventù, quando si ribellò a un concetto, a dei compagni che insomma che in quell'epoca la vedevano in un modo diverso dalla sua, rappresentano in qualche modo tutta la sua vita e quello che probabilmente per lei significa libertà. Signora Hack, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Grazie per essere qui innanzitutto. Prego. Libertà significa essere liberi di pensare quello che vogliamo e di non imporre le proprie credenze agli altri. La mia libertà finisce dove comincia quella degli altri, quindi non è che per la mia libertà devo opprimere gli altri, però devo essere libera di agire per quello che non disturba gli altri, come mi sento di agire e di pensare. Quindi insomma, nei termini della legalità, giusto? Nel momento in cui io non faccio male a nessun altro, devo essere libero di poter fare e dire quello che penso. Le leggi ci sono apposta, in fondo, per regolare i rapporti fra gli esseri umani, o dovrebbero esserci. Lei non ha la sensazione, signora Hack, che oggi spesso quando uno cerca di fare valere la propria libertà fa quasi notizia? Lo dico perché lei qualche tempo fa ha fatto notizia tra le varie volte che è capitato, semplicemente perché ha deciso di sviluppare e di mantenere la propria libertà decidendo di non sottoporsi a un'operazione cardiaca, giusto? Mi corregga se mi sbaglio. Sì, è vero, ma insomma non è che ho fatto notizia. Per fortuna, in generale, uno è libero di scegliere. Sono casi estremi quelli dell'accanimento terapeutico, non era il caso mio. Visto che lei ha vissuto quegli anni e lo racconta anche in questo episodio, in cui la libertà mancava chiaramente, perché si parlava di una dittatura vera e propria. Sotto le dittature la libertà manca, nel senso che non puoi esprimere liberamente il tuo pensiero e anche votare e scegliere il governo che pensi sia più utile, e quindi la dittatura limita enormemente le libertà politiche e sociali dei cittadini. Ecco, visto che lei appunto ha conosciuto quel periodo, lei, ripensando agli ultimi anni di democrazia e di Repubblica Italiana, si ricorda dei momenti in cui si è stati vicini a una mancanza di libertà, oppure non è vero tutto quello che si dice che mancava una forma di libertà di stampa o di pensiero? Alcuni lo dicevano. Il fascismo certamente c'era, e qui no, diremmo di no, anche se ci sono tentativi del Vaticano di imporre le proprie credenze, le proprie leggi. Quando per esempio si fa una legge come la legge 40, sotto la spinta del Vaticano, che proibisce la ricerca sulle cellule staminali perché l'embrione avrebbero l'anima, quella è una limitazione di libertà che dipende dalla debolezza di un governo laico a opporsi ai dettami del Vaticano. E così il non fare una legge che equivalga, che dia gli stessi diritti ai membri delle coppie di fatto di quello che hanno le coppie ufficiali, manca una legge proprio sotto lo stimolo del Vaticano. Ma questa non la chiamerei dittatura, la chiamerei debolezza di un governo laico. A proposito di mancanza di libertà, io ricordo che lei, e nel suo libro anche viene raccontato, ha sempre guidato la sua Fiat Panda in giro per le strade di Firenze o di Trieste, e mi ricordo che lei se l'ha prese molto quando le tolsero la patente o non gliela rinnovarono. No, me l'hanno tolta, semplicemente mi scadeva, dovevo fare la revisione. Io chiesi a un medico della lista abilitata di visitarmi e quello mi disse che non visitava pazienti più anziani di 85 anni. Ah, giusto. E quello mi disse che era incostituzionale. E ora me l'hanno rinnovata, ma non c'era solo lui di medici, era però una questione di principio.
Certo. Invece, scusi, io avevo una tifo, non, ora c'ho la panna. Ah, prima aveva una tipo? Sì. Una macchina che quasi non ricordavo neanche più ci fosse la tipo. Ha sostituito la Ritmo, credo, la tipo. Nella... No, la tipo mi ricordo se era più grossa, era un 1500. Senta, signor Hack, mi racconta brevemente come ha deciso di diventare scienziato, come ha deciso di studiare... Non ho deciso, è stato un po' il caso, perché quando io ho fatto il liceo, poi mi sono iscritto all'università e la materia mi piaceva di più era la fisica, quindi dopo qualche incertezza mi sono iscritto a fisica e facendo la tesi mi è capitato di fare una tesi in astrofisica e ho capito, era un bel lavoro, ho capito cosa voleva dire fare ricerca e quindi ho pensato che quello poteva essere il mio lavoro, perché veramente prima non lo sapevo, pensavo sarei andata a insegnare alle scuole medie. E invece poi è finita a dirigere osservatori. Dopo ho fatto la carriera universitaria. Certo, certo. Invece, cambiando discorso, secondo lei, anche per chi all'ascolto, proprio perché prima no, cercavo di dire che il termine libertà è sovrautilizzato e spesso a sproposito, secondo lei, nella vita di tutti i giorni, di ognuno di noi, qual è il modo più semplice per perseguire la libertà? Ma di agire secondo i propri desideri, le proprie inclinazioni, entro il limite del possibile. Di esprimere le proprie idee in una discussione senza paura di senza ipocrisia. Signora, come stanno i suoi gatti, i suoi animali? Stanno bene, loro sono liberi veramente. Io la ringrazio moltissimo per il pezzo di storia che ci ha regalato e per la chiacchiera e le auguro ancora un sacco di anni e lunga vita.